Quali sono i numeri, i dati da quando ci sono i tablet e gli e-reader dalla vendita di libri di carta? Queste vendite reggono ancora oppure ci si sta spostando lentamente verso un panorama di fruizione maggiormente digitale dei contenuti letterari? I dati cambiano ovviamente paese per paese e sono influenzati da una serie di parametri. Sicuramente quello più importante è la presenza o meno di Amazon con la piattaforma Kindle. Dove c'è Amazon con Kindle, i numeri vanno alle stelle rapidamente perché Amazon ha una capacità di fuoco di marketing molto consistente. L'appetito per la lettura digitale c'è e come? Ma ci deve essere l'ecosistema che consenta al lettore di trovare un catalogo di libri digitali sufficientemente fornito e poi avere la possibilità di comprare questi libri in maniera user-friendly, quindi il processo di acquisto del libro deve essere user-friendly, e poi avere anche le piattaforme di lettura per poter leggere il libro in maniera digitale in modo e non intrusivo. Come si è modificato o migliorato Anobi dalla fondazione e quali sono state le motivazioni sociali o tecnologiche che hanno portato a queste modifiche? Allora, noi distinguiamo Anobi in due fasi, cioè Anobi 1 e Anobi 2. L'Anobi 1 si è evoluto in modo puramente crowdsourced, cioè Greg Sung, il fondatore, ha creato un sito dove la scelta stessa delle nuove features che venivano aggiunte alla piattaforma erano scelte dagli utenti. La Nobi 2 ha in più, oltre a questo aspetto che verrà assolutamente mantenuto e sviluppato, c'è l'altro aspetto che è quello di fornire anche una piattaforma di scoperta dei libri anche per il lettore meno, diciamo, interessato a mantenere una libreria virtuale su Anobi. Come un editore o un autore potrebbe sfruttare uno strumento come Anobi? L'idea di Anobi è che diventi un po' una specie di caffè letterario, cioè l'equivalente del punto d'incontro tra lettori, scrittori, editori, ma quindi creare proprio una piattaforma di incontro tra contenuti, recensioni, libri, librerie di persone e via dicendo. Quindi, in un certo senso, come un utente si può creare una libreria, anche un editore si può creare una libreria all'interno di Anobi, come lo può fare un autore, e con la nuova funzionalità che stiamo per introdurre, che è incentrata sulla categorizzazione dei libri fatta dagli utenti, anche lì sia gli autori che gli editori avranno l'opportunità di partecipare nella piattaforma e contribuire con le loro idee e opinioni. Di cosa tiene conto l'algoritmo che misura la compatibilità tra le librerie degli utenti? Al momento considera nelle librerie, verifica quali libri sono stati letti rispetto a quelli che non sono stati letti e guarda il rating, quindi il voto che è stato dato al libro, quindi utenti che hanno, lettori che hanno un certo numero di libri uguali nella libreria, entrambi letti ed entrambi con rating elevati, vengono considerati più compatibili di altri. La ricerca degli amici su Anobi non è un po' macchinosa, non sempre precisa? Come si potrebbe migliorare? Ma sicuramente adesso una grossa parte del lavoro che stiamo facendo è su Facebook. Non tutti, ma molti utenti hanno già mappato le loro amicizie su Facebook. Quindi stiamo lavorando per rendere l'integrazione con Facebook molto più fluida e più utilizzabile. Come l'editoria deve o dovrebbe approcciarsi al digitale? Qual è la situazione italiana in proposito? La situazione italiana io non la conosco molto bene, la conosco un po', ma non bene perché opero soprattutto sul mercato anglosassone. Secondo me l'editoria deve posizionarsi in un modo molto semplice in realtà. Il ruolo dell'editore è, secondo me, quello di intermediario tra lo scrittore e il lettore. E secondo me gli editori devono pensare in questo modo, non devono pensare di essere dei procacciatori di copyright da poi spremere per produrre ritorni maggiori. Lettura Per su ebook, per piacere o per studio? tutti e due, in realtà gli ebook secondo me per studio sono fantastici, perché invece di andare in giro con lo zaino e spendere un fracasso di soldi su questi libri che poi vengono macerati alla fine dei corsi dell'anno accademico,
Secondo me l'ebook è fenomenale anche perché ha già la possibilità di fare annotazioni, condividere le annotazioni che in un contesto educativo secondo me è fantastico. Considerato che Anobi è un social network specifico, quali saranno le evoluzioni in tal senso, in particolare nel mondo ebook? Allora, la più grossa evoluzione del mondo ebook è che parte della nostra strategia è di offrire anche l'acquisto degli ebooks attraverso la piattaforma di Anobi. Non creeremo un negozio, non ci sarà un negozio di Anobi, non ci sarà la classifica dei più venduti, non ci saranno le offerte speciali, ci saranno dei libri, ci sarà un link sui libri che sia social network che li renderà acquistabili. Qual è o quale e quale sarà il vostro modello di business? Beh, il modello di business è sicuramente quello base sarà la vendita degli ebooks. Io non penso che sia possibile fare dei modelli di business alla Spotify con subscription mensili o l'affitto anche degli molto complicato perché il modello economico intorno agli ebooks è molto complicato e non si presta, secondo me, né all'affitto né alla sottoscrizione mensile, all'abbonamento, diciamo, mensile. Mi piacerebbe anche sapere se hanno pensato a mettersi in prima linea con iniziative per la promozione della lettura, sfruttando la loro enorme community di lettori. Ma ci piacerebbe, il problema è come strutturarlo, perché sai, essendo un piccolo team, noi siamo un piccolo gruppo qua a Londra e quelli di un gruppo Hong Kong è ancora più piccolo, è difficile fare cose di questo tipo noi. Quello che possiamo fare, che ci interessa, è dare apertura sulla piattaforma alle persone che hanno interesse a fare queste cose per dargli una voce, diciamo. Noi in realtà non ci interessa tanto che la gente compri i libri da noi. Ci interessa che compri libri, poi possibilmente in più posti possibili, perché se tutti comprano i libri in un posto solo si crea un monopolio che non è salutare per nessuno.